Signore e signori di YouTube, siamo qui con il Garmin Uvicam, ultimo modello con schermo da 6 pollici, appena arrivato. Vediamo tutti i lati della scatola. Forward collision warning, lane departure warning, Garmin Real Vision. Abbiamo tre funzioni interessanti che sono state implementate su questo navigatore dashcam, quindi sono due prodotti in uno che funzionano simultaneamente, quindi uno quando hai il navigatore impostato, automaticamente anche il sensore, diciamo, ottico registra la strada e quindi ha tutta la visione Abbiamo il forward collision warning, praticamente allerta se la macchina davanti è troppo vicina alla tua, quindi ti avvisa se non rispetti la distanza di sicurezza dal veicolo davanti a te. Abbiamo il lane departure warning, quest'altra funzione è interessante, ti avvisa quando superi inavvertitamente la linea di mezzeria o quella laterale. Poi abbiamo il Garmin Real Vision, praticamente visualizza le immagini dalla videocamera quando ti avvicini alle destinazioni selezionate, una sorta di realtà aumentata. Interessante questo discorso di realtà aumentata, che era stata anche brevettata anni fa da TomTom, che però per adesso non è stata ancora implementata sui propri navigatori. Interessante anche il Power Magnetic Mount, cioè l'attacco magnetico, questa base magnetica alimentata che permette di staccare e attaccare il Garmin in maniera veloce. Il Garmin Uvicam viene fornito con la mappa dell'Europa, Europa 45. Dotato di uno schermo a 6 pollici, registrazione dashcam, quindi in caso di incidente registra tutto il tuo percorso e anche l'incidente che hai fatto. Anche la funzione Bluetooth, quindi uno può attaccare il telefono e parlare, diciamo, col viva voce. E il DAB Traffic Digital, che praticamente riceve dalla radio le informazioni sul traffico e le visualizza in tempo reale sul display. La videocamera che c'è di lato, eccola qua. Di lato al navigatore abbiamo questa videocamera integrata che aiuta gli automobilisti alla guida e quindi crea il discorso della realtà aumentata e sulle immagini reali ti mostra le frecce per capire dove devi girare, dove devi svoltare. Andiamo con l'unboxing del Garmin Uvicam, modello da 6 pollici, LMT-D. Questo è cavolo, parecchio grosso, 6 pollici. Qui abbiamo la telecamera, l'attacco calamitato magnetico, vediamo il lato inferiore, abbiamo lo slot per la micro SD che fra l'altro è già inserita. Abbiamo un altro slot di espansione per un'altra micro SD. Quella già inserita è da 8 giga. Molto grosso, questo display è molto
Prima di accedere bisogna collegarsi a questo sito per inizializzare il dispositivo. Vediamo cosa c'è nella scatola. Abbiamo cavo d'alimentazione, quindi presa accendisigari, cavo d'alimentazione parecchio lungo con l'antenna per ricevere il DAB, è questo cavettino qua. E poi abbiamo qui il famoso attacco magnetico, vediamo che è magnetico perché ci è rimasto attaccato anche il cavetto d'alimentazione. Ok, e manuale di istruzioni. Perfetto, interessante il discorso dell'antenna, l'antenna con le ventose, l'antenna per il DAB dove riceverà informazioni sul traffico. Questa è la famosa custodia. Ok. Cavo d'alimentazione per la ricarica o per lo scambio dati col computer. Adesso procediamo a registrarsi sul sito prima di accendere il dispositivo. Questo è il sito dove dobbiamo andare per inserire il proprio dispositivo, registrarlo, in maniera che possiamo poi installare le mappe e gli aggiornamenti all'interno del navigatore. Qua, la prima partenza. Abbiamo acceso, sta caricando le mappe adesso. Ok, dobbiamo inserire interessante queste lingue. Dobbiamo trovare l'Italia. Ok, contratto di licenza. Ok, posizione della videocamera nel veicolo. Ma centrale potrebbe essere, va bene, centrale va bene, lo mettiamo al centro così anche per il corso del navigatore. Altezza del veicolo, normale, va bene. Usare i reticoli per puntare la videocamera in avanti come? Ok, ora qui praticamente mi ha fatto la calibrazione e va puntata la telecamera. Ok, diciamo che così è in avanti. Registrare l'audio durante la registrazione dei filmati con la dashcam? Sì, l'audio è importante. Ok, vediamo un po' applicazioni. Dove si va? Ok, abbiamo scaricato il Garmin Express con il quale possiamo gestire il dispositivo Garmin, aggiornare le mappe e tutto. Accettiamo la licenza, installiamo. Ok.
Stai installando da internet, ecco. Vediamo il menu del dispositivo. Applicazioni, abbiamo la possibilità di mettere una videocamera posteriore. Ok. Quindi via wireless è possibile collegare in Bluetooth questa telecamera che registra da dietro. Dashcam invece è la telecamera frontale. Ok. Con questo si può fare le fotografie, con questo partiamo con la registrazione o stoppiamo. E salviamo il video. Con la galleria rivediamo sia le registrazioni che le immagini eventualmente salvate. Finalmente registrato il nero perché qui ero, stavo riprendendo niente. Bisogna rimettere l'orario anche. Ok. Vediamo che è possibile registrare il prodotto, inserire un nickname e poi ricevere gli aggiornamenti della mappa. Abbiamo collegato il nostro dispositivo con il cavo. Primo problema, il computer non dispone di spazio sufficiente per scaricare l'aggiornamento. Ci vogliono almeno 12 giga di spazio libero. Ecco, siamo riusciti a risolvere il problema, stiamo andando avanti con l'installazione del software. E vogliamo ringraziare Calvax per la gentile concessione del dispositivo, in quanto è stato acquistato da lui, è stato fatto arrivare alla mia abitazione per questo unboxing. Vediamo qua uno schema dove è possibile vedere l'antenna del DAB dove va dislocata. Se mettiamo il navigatore a sinistra andrà sul lato sinistro, se mettiamo il navigatore a destra la posizioneremo sul lato destro e se la mettiamo centrale, oddio, centrale così però l'antenna magari dannoia un po' la visuale. Poi ci sono le istruzioni del dispositivo dove vediamo che possiamo collegarci uno smartphone in Bluetooth e lo smartphone invierà al navigatore le informazioni sul traffico in tempo reale, informazioni meteo, gli autovelox e molto altro. Vediamo gli accessori presenti nella confezione. Abbiamo cavo d'alimentazione accendisigari, l'antenna per il DAB per ricevere informazioni sul traffico, questa antenna qua con le ventose per fissarla al vetro. Poi abbiamo la sua ventosa con attacco magnetico. Qua, qui ci mettiamo il cavo d'alimentazione che va ad accendisigari, qui abbiamo la ventosa e qui abbiamo lo stacco magnetico che va dietro al navigatore. Il cavetto d'alimentazione che serve per scambiare dati con il computer e aggiornare il dispositivo. Benvenuti amici di YouTube, qui vediamo il Garmin UVCam. Modello LMT-D,
dispositivo da 6 pollici di schermo con funzione dashcam integrata, Bluetooth per gestire anche le telefonate dal cellulare, e inoltre ha 3 funzioni intelligenti: la Forward Collision Warning, che ci allerta se siamo troppo vicini alla macchina che è davanti a noi; la Line Departure Warning, che ci dice se stiamo superando la linea tratteggiata della strada, quindi stiamo andando fuori strada; e la Real Vision, che ci mostra le frecce all'interno del navigatore, mostrandoci però, anziché la mappa ricostruita, l'immagine reale acquisita in tempo reale dalla fotocamera, che è in maniera frontale e che registra tutto il nostro percorso e la navigazione.
400 metri, svoltare a sinistra. Sono indeciso, capito? Sebbene è quello lì, e alla fine c'ho la macchina che mi fa macchinetta che mi fa tutto, quando sono a casa c'ho un aggeggio solo da levare, quasi quasi è la meglio. Però le targhe insomma. E le targhe pace, cioè. Le targhe pace a me mi interessa se c'è cioè, in caso di incidente, se perché uno faccia il furbo. Tipo una mancata precedenza, capito? Cioè, da vicino le vedi, ma da lontano basta che sta lontana un po' e viene abbagliata. Ma da vicino di sera la vedi? Da vicino sì. Basta Vabbè, che allora sta meglio. lontana, leggermente per essere abbagliata dai fari miei, che la fa una bella fosforescente, no? I fari miei, che la vedi tutta bianca.